29 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere, 11 agli arresti domiciliari e 10 con obbligo di dimora. E questo l'esito dell'operazione Paride della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza, che coinvolge alcuni di elementi di spicco della criminalità organizzata operanti nel Materano e ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e altri gravi delitti. Le misure cautelari in particolare hanno interessato i territori di Matera, Bernalda, Policoro, Montescaglioso, Scanzano Ionico, Pisticci, Altamura e Manduria in provincia di Taranto e Capaccio Scalo in provincia di Salerno. E sono state eseguite unitamente a 42 provvedimenti di perquisizione personale domiciliare disposti dal PM e dalla DDA titolare delle indagini. Oltre al territorio di Bernalda, diventato col tempo una delle più importanti piazze di spaccio della Basilicata, l'odierna organizzazione malavitosa vedeva la propria operatività estesa anche ad altri comuni: Policoro, Scanzano Ionico, Pisticci, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Miglionico, Calciano, Salandra e Valsinni. Peraltro a Bernalda convergevano anche esponenti di criminalità di altri territori e regioni per approvvigionarsi di sostanze stupefacenti.